Che dire di questa partita qui? Secondo me si può dividere in due modi di vedere, due punti di vista. Perché se si vede, cioè se si guarda la partita dal punto di vista della prestazione, io direi che il pareggio va, non dico parecchio, però forse un po' stretto. Se si va a vedere invece dal punto di vista di concretezza, fortuna barra sfortuna e scelte arbitrali, diciamo allora, meno male siamo riusciti a pareggiare. Allora, perché dio questo? E spero poi di riuscire con i discorsi attacca alle ose. Allora, perché secondo me Livorno oggi non dico che ha fatto un'ottima prestazione, perché sarebbe bugiardo. Però lo sarei altrettanto se dicessi che Livorno ha giocato male. Perché? Perché non è vero. Perché secondo me, soprattutto dal punto di vista del centrocampo, che secondo me è stato il reparto quello che ha giocato meglio, se si leva il mio amicone Biagianti, chiaramente è sarcastico, allora se lo dio solamente per non cercare di, cioè, rimanere sempre tra virgolette nel rispetto dei giocatori, solamente dio che Biagianti è da mai da un bel po' di tempo, né da quest'anno, anche dall'anno scorso, che un garba, non sa giocare, nel senso, non, per ora fa abbastanza cacare, detto papale papale. E insomma, abbiamo detto sì, insomma, a parte di Giacanti, secondo me oggi il centrocampo è stato il reparto quello più che ha giocato meglio, ecco, che infatti dovrei fare, tra virgolette, complimenti a, per dire così, sia all'Usci che a Schiavone, perché oggi veramente hanno retto il centrocampo, si sono comportati bene, secondo me, e hanno fatto una buona regia, sono stati utili sia in fase d'attacco che difensiva, soprattutto la difensiva, e niente, quindi complimenti al centrocampo. E così, e quindi dicevo, tornando ai discorsi prima, mi sono stato un attimino perso. Se si va a vedere dal punto di vista della prestazione, il Livorno oggi, ripeto, non ha giocato male. Però, anzi, top e flop, no? A parte ha fatto bene, a parte ha fatto male, però ha giocato male. L'unica cosa che è mancata veramente tanto è stata, come sempre, la concretezza e soprattutto, diciamo, il reparto offensivo. Che, come non ricordo se dissi già nei precedenti video, col fatto che ci sono, mancano diciamo, dei giocatori importanti, cioè sono assenze importanti, quali svantaggiato e Fedato sono in primis, ma Dio Vajushi, come si pronuncia, Mehdi Vajushi, perché come sapete per me sì, è veloce, di va, ma perde tanti palloni, quindi secondo me sì, serve ma non è importante come secondo me lo sono, al contrario, Fedato è svantaggiato. Dicevo, non si può giocare così perché oggi l'attacco è stato inesistente e ho capito che mancano queste diciamo tra virgolette colonne importanti del reparto d'attacco, però trovo una soluzione perché oggi l'attacco veramente è stato, non dico inesistente, ma quasi. Non scordiamoci che io per attacco intendo il reparto, non occasioni create, non vorrei essere frainteso. E poi vabbè, ci si può mettere anche il discorso, e qui l'attacco a quell'altro, della sfortuna, della poca concretezza, non mi riesce a dirlo, finalizzazione, della bravura stessa del portiere avversario che oggi secondo me non ha giocato male, ha fatto qualche parata che non superba, però qualche parata che magari altri portieri potevano rischiare di trasformarla in papera, ecco. Quindi diciamo, in generico, secondo me Livorno ha fatto una buona prestazione. Ripeto che, e qui l'attacco, come ho già detto prima, al discorso di livello altro, il Livorno oggi ha peccato tanto in attacco, perché se appunto l'attacco finalizzava quanto creato l'attacco, perlomeno, ma non si attaccava, vai, così cambio, riuscivamo a finalizzare tutto quello che abbiamo creato, secondo me il risultato poteva essere ben diverso. Però poi sono stati in gioco altri fattori, come ho già detto prima, finalizzazione, concretezza, chiamata sfortuna, scelte arbitrali che oggi hanno condizionato non solo la nostra, ma anche quella di loro, anche se secondo me forse è condizionato più la nostra di partita, no? Perché l'arbitro oggi, con tutto il rispetto, non dico che è una azzeccata uno, ma poi ci manca, secondo me, soprattutto per quanto riguarda le espulsioni. E niente. Dato che appunto ho detto discorsi di prima del fatto della sfortuna, è stato un miracolo che abbiamo riuscito a pareggiare, perché si sa vedere se ha fatto questo rigore, fra l'altro. E io vorrei sapere se il rigore non veniva fuori, in quale altro modo potevamo far gol? Ecco, questa è la domanda dubbio che ho in testa dopo che mi è venuta, mi sono fatto dopo la partita, ecco. E quindi niente, diciamo che è stata una partita che sotto certi punti di vista ti rimane un po', diciamo, il nodo in gola, no? Ti rimane un po' strozzato il risultato perché forse potevi fare di più. Però
sotto altri punti di vista, meno male siamo riusciti ad agganciarlo, almeno il pareggio. Boh, come sempre si bisogna, tra virgolette, un po' parlare del primo e del secondo tempo. Il cambiamento si è sempre visto, lo si vede, almeno, meno male, meno c'è, meno un po' c'è, però che palle, perché è sempre così, lo vedi nel secondo tempo, soprattutto, non solamente, soprattutto quando prende in go, e niente. Sinceramente speravo, con tutto il rispetto per l'Avellino, speravo che questa fosse la partita un po' della ribalta, nel senso, per l'amor di Dio, ma che sei tipo esimo, devi, non lo so, cercare di cambiare assolutamente l'andazzo, ecco. Però col fatto che è ripartito a manetta, è ripartito a mille, poi si è appena bloccato con la sconfitta con lo Spezia, col Cesena, col fatto che doveva giocare con l'Avellino, e quindi c'è un discorso rispetto all'Avellino, sì ragazzi, non mi riesce a parlare. Secondo me oggi poteva essere una buona occasione per tra virgolette ribaltare un po' e tornare sull'onda che hai forse perso. Speriamo che hai perso e basta. Nel senso che non è che è scomparsa, che l'hai solamente persa e forse la puoi ritrovare. Vabbè. Quindi in conclusione, l'unica cosa che dico io è che ora momentaneamente, ora non so quanto stiano fuori, soprattutto avvantaggiato Fedato, ma mettiamoci anche Vasciuscì, quello che è. Resta il fatto che, indipendentemente da questa serie, Pasquato, che oggi fra l'altro credo che sia stato uno dei migliori in campo, oltre al discorso di Lucio Schiavone, dal mio punto di vista, che Pasquato credo che sia stato l'unico che si è, tra virgolette, un po' reso più pericoloso degli altri, magari provando a tirare e a creare qualcosa, svariate volte in confronto soprattutto a tutta la squadra. Appunto, dicevo, Pasquato non può fare tutto da solo, quindi bisogna trovare una soluzione. Magari cambiare, secondo me, cambiare un po' modulo, perlomeno, boh, provare ruoli diversi, tra barra diversi, leggermente diversi, poi metti tipo un giocatore in attacco, però qualche altro giocatore magari lo fa diventare un po' più offensivo, magari soprattutto, boh, qualche centrocampista, provarlo a far diventare, tra virgolette, trequartista, e far spingere un po' più le fasce, che le fasce fra l'altro secondo me dopo oggi devono allenarsi soprattutto su cross, perché con tutto il rispetto, da ambo le parti oggi veramente i cross sono fatti un po', stati un po' a desiderare, ecco. Che poi ti arrivavi lì, crossavi, e magari sia per il cross, o addirittura, dove ho detto il cross, anche chi c'era nel mezzo peccavi un po'. Bisogna un po' alzare questa palla quando si crossa, secondo me. Insomma, boh, che dire, c'è da di altro. A me personalmente mi è rimasta un po' strozzata, perché con tutto il rispetto l'Avellino oggi, a partire dall'occasione gol, è forse un'altra, ma forse non mi viene nemmeno in mente, l'Avellino oggi non ha creato niente. E te, se non mi potevi benissimo, ma alla grande vince, bastava solamente concretizzare un po' di più e finalizzare appunto le occasioni che ha creato, perché comunque bene o male, non dico nell'aria, no? Nell'avversaria, però diciamo, gran parte della partita l'ha giocata, cioè non le dico che l'ha messa paletti, che sarebbe bugiardo, però ha giocato difesa di loro, ecco, sia nel primo ma soprattutto in secondo tempo. Poi via ragazzi, mi scuso per la scarsa luminosità, ma credo che l'importante per quanto riguarda questi video sia, tra virgolette, sentire, ascoltare, certo non vedere questa amichina, ecco, via. E niente, detto questo, boh, speriamo già dalla prossima che cambi qualcosa, che rientri qualcuno. Ripeto, io purtroppo non ho ben capito quanto debba stare fuori tutti e due, perlomeno uno dei due, che anche se rientrasse uno, se gioca come ha fatto vedere per ora in questo inizio di campionato, può servire chiaramente. E niente, detto questo, boh, speriamo di cambiare un po'. Già oggi almeno il pareggio si è portato a casa, nel senso a livello di punti, magari cambiato a confrontare quelle prima che si andavano a perdere. Via, vi saluto, bacio, ciao a tutti.